Episodio incredibile e surreale quello successo in Arabia Saudita al termine della finale di Supercoppa tra Al Ittihad e Al Hilal, due delle squadre più importanti nel nuovo calcio dei ricchi. Sembra davvero che tutto il mondo e paese e anche l'asettico e nuovo Eldorado del calcio, quell'Arabia Saudita che da un paio di anni ha cominciato a strappare a suon di milioni di dollari alcuni dei calciatori più forti al mondo, pur di lanciare il football anche a quelle latitudini, ha visto arrivare i tafferugli sugli spalti tra tifosi e addirittura gli stessi calciatori. Un genere di violenza che fatichiamo a metabolizzare nei nostri stadi, figuriamoci a vederla anche dove la tradizione calcistica non esiste e la si sta cercando di importare. La finale della Supercoppa araba è stata segnata da scene davvero incredibili la scorsa serata quando un tifoso ha deciso di mostrare il suo disappunto tirando fuori una frusta in tribuna per colpire un calciatore al termine della partita. L'Al Hilal, la squadra dove gioca l'ex laziale Sergej Milinkovic-Savic, ha battuto l'Al Ittihad 4-1 nella finale della manifestazione, in una sfida a senso unico contro i rivali. La violenza dove non te l'aspetti. Sembra quasi una barzelletta. Se abbiamo preso in giro facendo buon viso e cattivo gioco, il modo di irrompere nel calcio da parte dei paesi arabi, Arabia Saudita soprattutto, l'episodio accaduto al termine della finale di Supercoppa ora fa rabbrividire. Oltre che i calciatori più famosi del pianeta, strappati a suon di milioni di dollari, oltre che le manifestazioni più importanti come mondiali, trofei e coppe varie, ora potremmo dire che hanno cominciato ad importare anche quegli odiosi episodi di violenza, che purtroppo da anni caratterizzano anche il calcio alle nostre latitudini. Abderrazak Abdallah, giocatore dell'Al Ittihad, è stato preso a frustate da un tifoso al termine della finale della Supercoppa araba vinta per 4-1 dall'Al Hilal sulla sua squadra, evidentemente nervoso e non contento della sconfitta della sua squadra. Una partita a senso unico. La finale era stata a senso unico, troppo netto infatti il divario in campo tra quella che in questo momento sembra essere la squadra più forte del campionato in Arabia Saudita, l'Al Hilal e l'Al Ittihad. Un 4-1 netto ben oltre il punteggio che forse non è stato però preso bene da qualche tifoso degli sconfitti, che al termine della partita ha insultato uno dei beniamini, Abderrazak Abdallah, autore tra l'altro del gol bandiera per la sua squadra. Abdallah, quando è stato vittima di insulti da parte di un gruppo di tifosi, ha pensato bene di reagire lanciando acqua verso gli spalti, prima di essere attaccato dal supporter avversari. Semplicemente folle però la reazione di uno spettatore, l'uomo infatti ha estratto una frusta e ha colpito il calciatore più volte, prima di essere fermato da alcuni steward e allontanato con forza dall'impianto. Il bruttissimo gesto però ha riacceso la tensione sulla violazione dei diritti umani in Arabia Saudita, dove scene di questo tipo non sono poi così rare.